Spetta alla Lazio, imbattuta all'Olimpico anche contro Juve e Inter, dare la reale dimensione della crisi milanista. I biancocelesti ritrovano Peruzzi e Di Canio, ma perdono Daboe e Berami, spazio al debuttante Bonanni. I rossoneri, accompagnati qui da una tradizione favorevole che dura da ben 7 anni, puntano sull'amuleto Shevchenko, raffreddato ma a segno contro la Lazio già 12 volte. Il primo tentativo è firmato comunque da Gilardino, che a freddo, in tutti i sensi, non inquadra la porta. L'attaccante milanista poi diventa protagonista nell'area opposta, quando viene a contatto con Mauri provocando le polemiche laziali. Saccani fa proseguire. La partita è frenata e le due squadre si annullano al punto che l'unica parata nella prima mezz'ora è questa presa rilassata di Peruzzi su colpo di testa di Stam. Sempre per rendere l'idea, ecco un tentativo volante di Gilardino spedito direttamente in curva nord con espressione più che eloquente di Ancelotti. Solo potenzialmente più pericolosa l'incursione successiva di Kakà, che ottiene l'assist in area da Gilardino e viene stoppato da Zauri al momento del tiro. Sale di giri il motore rossonero nel finale di tempo. Prima Shevchenko protesta con Saccani, che lo ferma sul più bello per un fallo di mano in fase di controllo sul lancio in profondità di Pirlo. Poi Seedorf si fa parare da Peruzzi, una botta da fuori area scoccata senza preavviso. Nessuno si stupisce dunque per il parziale di 0-0 all'intervallo. Nella ripresa Delio Rossi cambia l'esterno destro, fuori Bonanni e dentro Belleri. La Lazio parte più decisa rispetto al primo tempo e Dida può scaldarsi su un tiro da fuori di Mudingai dopo un attacco a percussione cominciato con un tentativo di Di Canio. La presa del portiere milanista è molto meno sicura un minuto dopo sull'affondo dello stesso Di Canio, ma non c'è nessun biancoceleste piazzato per il tap-in. Molto più tranquillo Angelo Peruzzi, che trova il modo di sorridere anche quando viene travolto da Shevchenko sull'uscita alta. Premio fair play per entrambi. Contatto molto più polemico invece quello fra Stam e Di Canio, con l'olandese che dopo un retropassaggio avventato fa scudo col corpo spostando rudemente l'avversario. E dopo un'ora di gioco la prima lampante occasione da gol se la costruisce dal nulla Gilardino. Bravissimo nel difendere palla da Stendardo e nel girarsi, ma una volta davanti a Peruzzi il bomber azzurro sbaglia clamorosamente il diagonale. Dentro anche Pandev per Di Canio, ma è Rocchi a mettere ancora a repentaglio l'incolumità di Dida, che battezza fuori il tiro. Più preciso Kakà di prima, sul ribaltamento di fronte, e Peruzzi si deve distendere in tuffo per deviare in angolo. Ora le occasioni da gol non mancano ed è ancora il Milan a recriminare, con Shevchenko scatenato. L'ammazza Lazio prima colpisce la traversa in pieno su cross dalla destra di Stam. Poi prova a centrare l'incrocio da posizione decentrata, ma Peruzzi non è tipo da farsi sorprendere sul suo palo. Anche la Lazio cerca di ribellarsi allo 0-0 e al termine di un mischione d'area Mauri batte dal limite, incocciandone la gamba di Nesta. Serginho allora prende coraggio, innesta il turbo e crossa dalla sinistra per Gilardino, che non trova l'impatto vincente a 2 passi dalla porta. E allora Ancelotti, a un quarto d'ora dalla fine, decide di osare anche sull'altra corsia, dentro Cafu per Stam. Ma è la squadra di casa ad avere l'occasione del gol partita a 3 minuti dal 90esimo, ancora con Mauri. Bravo a sfruttare l'inserimento centrale, meno nella conclusione. Finisce così 0-0. Per la Lazio dunque l'ottavo risultato utile consecutivo, anche se con 2 sole vittorie. Per il Milan un pareggio utile forse più al morale che alla classifica, con l'Inter che scappa 6 punti avanti e la Juve irraggiungibile a +14.